Questa è la mia storia. 4 anni fa mi sono trasferito a Bremen, nel nord della Germania. Una città 3 volte più grande di Milano, però con 1/3 dei suoi abitanti. Bremen è una città dai grandi spazi immersa nell'acqua e nella natura, dove la gente si sposta per lo più in bicicletta. Per capire questa città bisogna cominciare, come molte altre città europee, dal suo centro. In questo video vi parlo di come io fotografo il centro storico di Bremen, ma potrebbe trattarsi del centro storico di qualsiasi altra grande città, tedesca oppure italiana. L'importante è anzitutto capire, sia che si sia turisti sia che si sia residenti, che una città non si para a conoscere in poche ore. Il mio consiglio, anche per chi ha meno tempo a disposizione ma volesse comunque ottenere dei buoni risultati fotografici, è di non cominciare a scattare immediatamente. Prendete tempo, cercate di immedesimarvi nel posto in cui vi trovate e, se ne avete la possibilità, leggete la sua storia. La storia di un posto è indissolubile dal suo presente. Cercate un punto d'osservazione lontano dalle masse e provate da lì a osservare il momento con distacco. Lasciate la fotocamera nella borsa e, se proprio volete cominciare a inquadrare la scena, ricorrete al cellulare. Vi aiuterà a creare delle coordinate su cui muovervi. La prima volta che ho messo piede nella Marktplatz sono stato colpito dalla magnificenza dei palazzi e dall'eleganza delle sue architetture. Bremen ha un passato glorioso a cui, secoli dopo, sono subentrati un presente impoverito e un futuro privo di prospettive. La città anseatica, potenza medievale, è diventata nel XX secolo una città portuale, poi una forza industriale, ma è stata stroncata 3 decenni fa dalla crisi e dalla globalizzazione che ha polverizzato l'economia locale. Sono questi contrasti che bisogna provare a immortalare se non si vogliono scattare delle fotografie turistiche. Il rischio principale con un soggetto del genere è infatti la fotocartolina. Per ovviare a questo inconveniente bisogna anzitutto cambiare il proprio punto di vista. Un angolo di ripresa diverso da quello tradizionale offre sicuramente un punto di vista più interessante rispetto al classico paesaggio urbano. In questa piazza, dove il municipio, che è patrimonio dell'umanità dell'UNESCO, insieme al Roland, la statua antistante, offre facilmente la tentazione di cedere alla voglia della fotocartolina. Focalizzare la vostra attenzione sui dettagli, magari ricorrendo a un teleobiettivo, può sicuramente offrire punti di vista differenti e evitare quelle attenzioni indesiderate dai monumenti così ingombranti e offrire dei dettagli che altrimenti andrebbero persi. In questo modo avrete un respiro differente per le vostre fotografie. In secondo luogo, è utile e interessante cercare i volti e i corpi che affollano questo tipo di piazza, piena di solito di turisti, ma anche di gente che vive e che lavora in città e che deve gioco forza passare dal centro. Sfruttare i loro movimenti aiuterà a rendere anche la vostra fotografia più movimentata e meno noiosa. In questo senso è anche facile riuscire attraverso le persone a catturare un spezzone di vita vissuta, quindi dei tratti salienti della vita cittadina. Si può provare addirittura a lavorare a un piccolo progetto fotografico, alternando quindi il classico panorama con scatti tipo ritratti di strada rubati e poi i dettagli delle architetture. In questo modo si ha sicuramente del movimento, si riesce a ottenere un progetto interessante anche senza un grande sforzo. Quello che poi contraddistingue il turista armato di compatto, di cellulare, dal fotografo con qualche ambizione in più è sicuramente la capacità di gestione della luce, la capacità di cercare la luce giusta, che non è necessariamente soltanto l'alba o il tramonto, ma la golden hour, la blue hour sono sicuramente quei momenti in cui si ottiene un tipo di fotografia più spettacolare e più intrigante. Per di più, in una città poco popolata come Bremen, nonostante le sue grandi dimensioni, avere la possibilità di scattare in orari non di punta permette di avere meno traffico umano, quindi anche meno elementi di disturbo se si vuole cercare il classico panorama.
È semplice con filtri e tempi lunghi creare atmosfere fiabesche, atmosfere che ben si confanno alla città di Bremen, famosa per la fiaba dei fratelli Grimm, quella riguardante i musicanti, i quattro animali che volevano raggiungere Bremen per partecipare a un concorso canoro e che mai ce la fecero. A loro è dedicata la statua in stile Bauhaus di Gerhard Marx, che è un po' il simbolo della piazza, che quindi insieme al municipio e alla statua del Roland conclude il triangolo di attrazioni di questo posto magico. La statua si trova all'uscita laterale della Liebfraue Kirche, la seconda chiesa principale dopo il Duomo di questa piazza. I filtri giocano ovviamente un ruolo importante anche qualora si decidesse di scattare di giorno. Permettono di evitare il cielo bruciato, permettono di usare aperture più ampie anche in pieno sole senza dover ricorrere necessariamente al otturatore elettronico. Un piccolo filtro come può essere un ND8 applicato o un ND4 applicato all'obiettivo, magari anche insieme in sovrapposizione a un polarizzatore, riesce sicuramente a offrire delle possibilità migliori, non soltanto per quello che riguarda il cielo, ma per quello che riguarda tutta l'inquadratura e il suo controllo. Bremen è una città dal clima particolarmente ostile, nuvoloni grigi e cielo abbastanza piatto sono purtroppo un fattore comune, un fattore ricorrente, per cui un filtro ND, un polarizzatore usati a dovere aiutano a rendere tutto meno piatto. Ovviamente bisogna sempre cercare, soprattutto il paesaggista, di usare anche l'obiettivo giusto. In questo caso, in una piazza così ampia, un grandangolo con il suo filtro può offrire uno spunto più interessante. Sfruttare gli agenti atmosferici avversi è anche un buon modo di portare a casa una foto diversa dal solito. Ad esempio la pioggia, che qui ahimè è sempre presente o quasi sempre presente, comunque è un fattore dominante del panorama cittadino, o il vento, sono elementi che possono aiutare, soprattutto se si pensa agli scatti street sotto la pioggia, a come possano essere accattivanti, possono aiutare questi elementi a portare a casa uno scatto migliore, a patto ovviamente di avere una macchina e un obiettivo tropicalizzati. Da ultimo, amo particolarmente sfruttare le pozzanghere per ottenere dei riflessi, per cui per far rispecchiare la città stessa, i suoi monumenti o le persone, e cercare quindi uno stimolo creativo ulteriore. Da questo punto di vista è assolutamente d'obbligo l'uso di un grandangolo, direi dai 18 mm a scendere di focale. Fotografare il centro storico di una città, e soprattutto di una città come Bremen, ma come tante città europee con una storia ricca di cultura e con un passato importante, è secondo me una sfida, una bella sfida. Non ci si deve appunto limitare al primo approccio, quello turistico, si deve cercare di andare un po' oltre. Poter raccogliere una sfida del genere anche quando si ha poco tempo a disposizione, magari è solamente un weekend di turismo, di fuga dalla propria città, però poter prendere questa sfida e coglierla personalmente è secondo me un privilegio. Vincere questo genere di sfide aiuta a accrescere il proprio bagaglio tecnico, il proprio bagaglio di competenze e soprattutto la propria consapevolezza in quanto fotografo, quindi la propria coscienza nell'approccio alla fotografia. Fate una prova nella vostra città, grande o piccola che sia, andate nel centro storico, andate nel luogo più turistico in assoluto, cercate di fotografarlo con occhi e con un punto di vista diverso. Sono sicuro che in ogni angolo si nascondono elementi interessanti da fotografare, elementi a cui magari non avevate pensato prima. Cercate questi misteri, per così dire, nella vostra piazza e poi prendete coscienza di quello che avete fatto e utilizzatelo quando vi trovate a viaggiare, che sia
il centro storico di Bremen, che io vi ho cercato di illustrare in questo video, oppure un altro posto in una qualsiasi altra città. Questo è il primo episodio del mio nuovo video podcast. Se vi è piaciuto, condividetelo. Se avete commenti, scrivete qui sotto tutto quello che vi interessa sapere e sarò lieto di rispondervi. Se vi interessa seguire i prossimi video che seguiranno, attivate le notifiche dopo esservi iscritti. Cliccando sulla campanellina sarete avvisati in tempo reale su tutti i prossimi video a venire. Io vi ringrazio per l'attenzione, benvenuti al nord, in questo nord in cui vivo, e ci vediamo presto. Ciao!